Ciao ragazzi, modulo 27. Comincia a essere l'ora di andare verso la chiusura, ma allora, non prima di vedere gli ultimi argomenti, le ultime scale e quindi diciamo gli ultimi capitoli. Allora, parte 2 della scala minore melodica. Nella prima parte vi ho messo tutta la spiegazione, spero che di aver chiarito ogni dubbio, ogni perplessità anche riguardo a questa scala e alle scale modali che si creano su questa scala e agli accordi che si creano armonizzandola. Detto questo, allora, la scala minore melodica, così come tutte le altre scale che abbiamo visto, la possiamo trovare in tutti i generi musicali possibili, come vi dico sempre, alcune situazioni si prestano meglio al suo utilizzo, altre meno, così come le armonie costruite con questa scala, come abbiamo visto spesso in una composizione minore, no, non è utilizzata una scala sola, ma diciamo, le tre scale minori si prestano, diciamo, gli accordi tra di loro. Quindi è come se quando componiamo in minore abbiamo a disposizione tre scale diverse con le quali costruire appunto la nostra successione armonica. Chiudo parentesi dicendo che, ad esempio, in musica classica, ovviamente io faccio sempre riferimento in primis a Bach, mio preferito, come avete intuito. È un esempio dove si può sentire benissimo l'utilizzo della minore minore, ce ne sono veramente un'infinità. Poi farò proprio un video con gli esempi audio e con le analisi brano per brano, ma comunque la suite per liuto, molto bella, in mi minore, sul quinto movimento c'è proprio l'utilizzo di questa scala, ma largamente utilizzata anche in primis nella musica jazz. Faccio proprio l'esempio classico, Autumn Leaves. Se analizzate la melodia, quando dice Autumn Leaves of Red and Gold, quella frase, quelle note sono costruite proprio con la minore melodica. Ma si può trovare nei Beatles, per farvi un esempio, anche nel pop, quindi Yesterday, la melodia è costruita. Appunto, parte della melodia costruita con l'utilizzo di questa scala. Yesterday, all my troubles seem so far away, quella scala melodica, scala minore melodica a tutti gli effetti. Stevie Wonder, eccetera, eccetera. Comunque, oggi volevo un attimo fare una toccata e fuga per rimanere il tema Bach nel jazz. E dirvi qual è il mio approccio con questa scala e soprattutto come la utilizzo io personalmente, quindi nessuna regola ma solo consigli. Allora, innanzitutto andiamo a vedere le diteggiature principali per questa scala. In Do abbiamo la tonica, Do, Re, Mi bemolle, quindi seconda maggiore, terza minore, la quarta giusta, Fa, la quinta, Sol, sesta maggiore, quindi qui che cambia con la minore armonica, abbiamo già visto tutto nella parte scritta, la settima maggiore, la sensibile, quindi detto sì prima, La naturale, Si naturale, Do. Quindi, se la vediamo
in ottica geomagnetica, diciamo, una scala maggiore con la terza minore. Cambia leggermente, ma come struttura è molto simile. Questa minore melodica, questa scala maggiore, cambia quindi questa nota. Quindi la prima diteggiatura col dito indice, il primo dito. Con il secondo dito parto quindi col medio, suono la seconda col mignolo e la terza con l'indice. Tutto scritto. E l'ultima, quella forse che utilizzo meno, quella col mignolo. Parto dal mignolo. Quindi soliti esercizi di sempre, cambiare tonalità, eccetera, eccetera, ma andiamo subito diciamo, all'argomento che volevo vedere oggi e prendiamo la famosa cadenza, famosa successione di accordi che appunto nel jazz si trova praticamente sempre, che è 2-5-1 minore però. Quindi 2-5-1 minore, re semidiminuito, parlo in do minore. Re semidiminuito. Quindi abbiamo re, fa, la bemolle e do. Quindi si può prendere anche così. Sol settima, bemolle nona. Così o anche basso quattro corne ci limita un pochino e il do minore. Quindi abbiamo detto re semidiminuito, sol settima bemolle nona, do minore, do minore 7. Questo è 2-5-1 minore. Come ci si può approcciare su un'improvvisazione su questi accordi? Beh, innanzitutto si possono utilizzare ovviamente le note dei vari arpeggi, quindi sul re semidiminuito, re, fa, la, do per l'appunto. Sul sol settima bemolle nona, sol si re fa la bemolle, e sul do minore o do minore settima, che qui le note dell'arpeggio. Ma posso far ricorso tra le tante scelte proprio alla scala minore melodica in vari modi, ovvero la prima possibilità che abbiamo è quella di utilizzare la scala di Fa minore melodica, quindi semidiminuito e sul sol settima bemolle nona si può utilizzare questa scala. Questo perché entrambi gli accordi appunto fanno parte dell'armonizzazione di questa scala, quindi ci sta benissimo. E sul do minore, volendo, do minore melodica. Quindi
questo tipo di approccio si rimane abbastanza, diciamo, quindi la nostra improvvisazione sarà abbastanza con un colore e una sonorità abbastanza, appunto, in tonalità, diciamo così. Se io invece vado ad alterare il mio accordo di settima, come avevamo detto qualche lezione fa, che si presta benissimo, e ci suono partendo dal semitono sopra, quindi sol settima bemolle nona, parto dal la bemolle e suono la bemolle minore melodica, allora le carte in tavola cambiano un pochino e si va molto più. Si fanno sentire le note molto più tendenti all'out, diciamo così, che ovviamente sono la terza minore e la terza maggiore, intanto di sol, la nona bemolle, quindi molto forte questa scala su questo accordo. Sono la quarta aumentata, o quinta bemolle. Sesta minore, settima minore e la tonica. E quindi posso, ad esempio, io quando siamo in un tempo abbastanza lento e ho un modo di ragionare un po' di più, posso utilizzare qualche parte di queste tre scale su questi tre accordi. Quindi ripeto, sul re, quindi sul 2, diciamo, chiamiamolo così, sul secondo, ho la possibilità di suonare il fa, la, fa, la scala di Fa minore melodica, quindi una terza minore sopra, la scala di Fa minore melodica. Sul quinto, quindi sul sol settima bemolle nona, in questo caso posso suonare sia la scala di Fa minore melodica, quindi ricordate una settima o una seconda discendente di distanza, quindi Fa minore melodica, oppure il La bemolle minore melodica. Ovviamente questi sono solo alcuni dei possibili utilizzi. Ad esempio, il sol settima bemolle nona, possiamo anche semplicemente, come dicevo, suonare l'arpeggio o comunque fare riferimento alle scale classiche di un accordo di settima. Sono solo consigli. E infine, sul do minore, visto che spesso non è, diciamo, non viene suonata nell'accordo la settima, posso suonare un po' quello che mi piace di più, tra cui appunto tutte e tre le scale che abbiamo visto, minore naturale, minore armonica e melodica, e quindi anche appunto la nostra minore melodica di oggi. Adesso io metto una base molto semplice, 2-5-1 minore di Do, in stile, diciamo, swing lento, così si sente meglio la differenza delle varie scale, e vi suonerò diciamo tre possibili improvvisazioni, tre spezzoni improvvisazione utilizzando i tre approcci che abbiamo visto. Quindi nella prima utilizzerò più o meno le note diciamo, dei vari arpeggi, sulla seconda scala di Fa minore melodica sui primi due accordi e Do minore melodica sul terzo. E infine, l'ultima improvvisazione, utilizzerò ben tre scale diverse, quindi su Fa minore, sul Re semidiminuito, La bemolle minore melodica sul Sol settima bemolle nona e Do minore melodica sul Do minore. L'ho fatta. E quindi ve le suono tutte di seguito. E poi ci vediamo al prossimo capitolo dove passeremo alle amate pentatoniche e scala blues. Quindi improvvisazione e poi al prossimo video.
Thank you.